Buongiorno a tutti e grazie di aver presenziato qua la conferenza stampa. Siamo nella sede del Partito dei Sardi, io sono il segretario cittadino, quindi vi parlerò da assessore dimissionario e in qualità naturalmente di segretario cittadino, forte del mandato ricevuto dalla direzione nella giornata di domenica. A mio fianco ho lasciato appositamente le due sedie che ritenevo dovessero essere occupate dalle consigliere comunali. La circostanza dell'assenza dei consigli comunali in una conferenza stampa del partito e naturalmente del segretario è un atto significativo di cui il partito sicuramente ne dovrà prendere atto. Quindi ritengo doveroso in primo luogo spiegare le ragioni che mi hanno portato alle dimissioni dell'assessore, perché sono delle ragioni esclusivamente prettamente politiche. Io ho sempre interpretato la politica come un gioco di squadra all'interno della quale ognuno ha un suo compito e i risultati conseguiti dal mio assessorato sono sicuramente la conseguenza di una buona amministrazione. Per quanto riguarda quindi le azioni svolte, non posso non rimarcare con orgoglio la tempestiva redazione dei bilanci di previsione 2016 e 2017. In passato il bilancio di previsione Raghero veniva approvato nei mesi estivi. La guida del mio assessorato il bilancio di previsione veniva approvato nel mese di gennaio di ogni anno, quindi dando la possibilità all'amministrazione di liberare la spesa e gli investimenti. Dal giorno successivo al mio incarico mi sono dovuto occupare di una situazione molto delicata, ossia la SECAL. Ho dovuto affrontare un gravissimo problema. Il problema in cui versava la SECAL, la società che è concessionaria della riscossione dei tributi, perché purtroppo la SECAL non aveva neanche contezza dei crediti comunali e non procedeva alla riscossione coattiva. Quindi, d'intesa l'amministratore unico di SECAL, veniva conferito incarico ad un professionista il quale riscontrava già dall'anno 2015 che l'ammontare dei crediti in SECAL erano pari a 68.670.000 euro al 2014. Già nel 2014 SECAL aveva in pancia crediti comunali da riscuotere per quasi 70 milioni di euro. Siamo nel 2018. Quindi questi dati sono 70 milioni, sono del 2014. Quindi c'era un'assenza di riscossione coattiva, una mancata insinuazione al passivo da parte dei crediti, cioè SECAL non si insinuava per i crediti comunali al passivo e naturalmente se non si insinua al credito al passivo si perdono quei crediti. E quindi naturalmente con ogni intuibile conseguenza per quanto riguarda il danno erariale a cui era sottoposto l'ente. Quindi si era giunti così a un bivio: o liquidare quella società che non riusciva a secondare i parametri contrattuali, o esternalizzare quella parte del servizio che SECAL non riusciva a compiere. Guardate, abbiamo fatto delle interlocuzioni quotidiane con l'amministratore, il quale sostanzialmente diceva che SECAL non era in grado di fare un censimento tributario, che SECAL non era in grado di procedere a riscossione coattiva, quindi non potevamo neanche potenziare SECAL, semplicemente perché SECAL, essendo anche una partecipata, sottostà a quelle che sono le regole in merito all'occupazione negli enti pubblici e ai limiti a cui sottostanno gli enti pubblici, quindi non si poteva neanche assumere. Quindi SECAL praticamente non riusciva a secondare i parametri contrattuali. Quindi la maggioranza, su indicazione è vero dell'assessorato, ma la maggioranza e il sindaco e la giunta ratificavano l'indirizzo finalizzato a esternalizzare quel servizio. Guardate, e veniva ratificato anche, per esempio, anche dall'UDC che all'epoca era in maggioranza. L'UDC in consiglio comunale votava per l'esternalizzazione del servizio, così come votavano per l'esternalizzazione del servizio diversi altri, tutto il consiglio comunale, ad eccezione dell'opposizione, che naturalmente secondo me va una posizione preconcetta, ma al cospetto di milioni di euro da riscuotere, al cospetto di un'ombra gettata e che avrebbe potuto portare la Corte dei Conti
a far rispondere qualcuno il danno erariale, noi non avevamo altra scelta che esternalizzare quel servizio. Quindi un bando pubblico che è stata una scelta obbligata per evitare poi quelli che erano rilievi, ho detto, da parte della magistratura contabile. Quindi la nuova società del servizio di riscossione, come da contratto sottoscritto, inizia il censimento tributario e la formazione degli avvisi di accertamento. Guardate, per capire il fenomeno, perché altrimenti non lo si capisce, pensate che per quanto riguarda gli avvisi di accertamento emessi per le utenze domestiche, su oltre 34.000 posizioni utenze sono state notificate 390 avvisi di accertamento. Questo è il fenomeno, neanche l'1%. Quindi quando si parla di notificazione massiva è un errore voluto forse da alcune forze politiche, ma stiamo parlando di 390 avvisi di accertamento. Quindi capite che la dimensione è veramente bassa. Perché 390? Perché dovevo andare a monitorare gli avvisi di accertamento e verificare se questi avvisi di accertamento erano corretti o non corretti. Immediatamente io ho dato disposizione all'ufficio tributi per verificare se gli avvisi di accertamento erano corretti o meno. E cosa abbiamo verificato? Abbiamo verificato che c'erano degli errori presenti nella banca dato catasti, cioè quando si formano le superfici, la società verifica i dati catastali sulla base della norma, i dati catastali detratta dal 20% che sono le superfici lorde e quindi non utili al calcolo della superficie e quindi naturalmente al calcolo dell'imposta, devono essere detratti. Accadeva però che qualcuno poteva avere una superficie che poteva essere un terrazzo, che poteva essere un balcone, che influiva nella superficie complessiva e quindi naturalmente la superficie tassabile era un pochino superiore a quella effettivamente da tassare. A quel punto la società si è messa immediatamente a disposizione per rettificare laddove vi fossero naturalmente questi errori, ma accanto a questi errori che erano anche comprensibili, vi erano naturalmente tanti avvisi di accertamento esatti, cioè qualcuno che magari non aveva certificato di avere una cantina, qualcuno che non aveva certificato di avere un garage, e arrivavano gli avvisi di accertamento per la differenza di superfici non pagate. Il censimento tributario finalizzato quindi a allargare la base imponibile su una logica, perché se tutti paghiamo, paghiamo naturalmente tutti meno le imposte. Quindi solo a seguito del conseguimento del risultato, perché l'amministrazione cosa ha fatto? A quel punto, per meglio, perché doveva cercare naturalmente di monitorare gli avvisi di accertamento e ridurre a zero gli errori, cioè non un euro in più se questo non è dovuto. Un altro problema si è verificato invece per quanto riguarda le attività commerciali e le attività per quanto riguarda naturalmente le utenze non domestiche. C'è una diversa interpretazione della identificazione delle aree scoperte operative, cioè in precedenza Secal interpretava in un modo il regolamento, quest'altra società la interpretava in maniera differente. Quindi vi era naturalmente che cosa? La buona fede del contribuente, il quale era stato indotto in buona fede magari a non calcolare o a non denunciare alcune superfici che in realtà invece secondo la norma andavano denunciate. Ma anche là si interveniva con lo statuto del contribuente eliminando sanzioni e interessi. Quindi il fenomeno era veramente circoscritto, era ridotto, ma soprattutto era monitorato. Una volta che abbiamo comunque, interloquendo con le associazioni di categoria, interloquendo con la società, fermato per un procedere a un'attenta disamina di ogni avviso accertamento che veniva emesso, perché noi l'interesse nostro, il nostro obiettivo è quello naturalmente di far pagare tutti affinché tutti paghino meno, ma di non far pagare un euro in più se questo non è dovuto, abbiamo naturalmente in maniera molto zelante fermato gli avvisi di accertamento, incaricato l'ufficio tributi di una più accurata disamina degli atti,
A quel punto, naturalmente, considerato che il fenomeno era veramente ridimensionato, era sotto controllo, ho naturalmente ritenuto di dover rassegnare le dimissioni semplicemente perché già da tempo il rapporto politico col sindaco era, e col mio partito era venuto meno. Quindi in conclusione io non posso che rivendicare la trasparenza e la correttezza dell'operato del mio assessorato, in quanto ristabilito a in quanto improntato a ristabilire l'equità fiscale in città. Infatti, grazie al censimento tributario, ne sono fortemente convinto e sicuro, in città d'ora innanzi i tributi comunali saranno sicuramente ridotti e quindi si riusciranno a ridurre solamente così le tasse ai nostri concittadini. Condanno con fermezza invece l'azione scomposta e anche strumentale di quelle forze politiche che maldestramente tentano di cavalcare quella che è stata un'azione obbligata e dettata proprio per porre rimedio agli errori commessi in passato e che hanno pericolosamente esposto l'ente a un dissesto e ad azioni di responsabilità per danni erariali. Quindi, in merito invece alla posizione politica, comunico che i disattesi inviti rivolti dal primo cittadino per un'ampia e costruttiva collegialità nelle scelte e negli indirizzi da seguire avevano già da tempo minato il rapporto politico. Le richieste che pervenivano al sindaco, richieste politiche, venivano continuamente disattese. E io ritengo che un partito come il nostro debba avere la necessaria considerazione e debba conservare una certa dignità. Non ho esitato un attimo, una volta risolto il problema degli avvisi di accertamento, rassegnare le dimissioni, questo per dare dimostrazione che non vi è nessun attaccamento morboso alla poltrona da parte mia. Pensavo che così fosse anche da parte delle consigliere comunali che evidentemente non assecondano l'indirizzo politico del partito, secondo me con poca lungimiranza al momento che siamo in piena campagna elettorale, si stanno già iniziando a costruire nuove alleanze su un perimetro politico differente che vedrà naturalmente il nostro partito sicuro protagonista del prossimo scenario politico. Quindi il Partito dei Sardi, in ossequio al deliberato della direzione cittadina, ritiene che non vi siano più le condizioni per proseguire l'esperienza di governo con l'attuale maggioranza. Grazie. Adesso se i giornalisti intendono, ho fatto delle copie, naturalmente posso dare dopo ai giornalisti affinché ovviamente riescano meglio a... Io qua ho anche, scusate, mi sono dimenticato, la relazione del dottor Zamboni del 2014, potete prenderne anche visione, non ve ne posso dare una copia, è stato dove ci sono veramente dei dati inquietanti e che vi fanno capire la portata del fenomeno ad Alghero e il gravissimo rischio in cui è in corso l'ente, perché veramente poteva andare azioni di responsabilità davanti all'ente per un dissesto finanziario. Tutti i temi che in particolare... Le tematiche sono state la mancata condivisione di alcune scelte, non abbiamo condiviso la circostanza ad esempio finalizzata a non concertare una decisione in un tavolo politico venuta, l'indicazione venuta dal sindaco ma senza averla concertata con le forze politiche. In parte alcuni indirizzi del partito come ad esempio quella... Quei chioschi della moschea. Non è mai partita perché è stata ovviamente non è stata giustamente portata a compimento da una parte forse anche della maggioranza, ma sicuramente il sindaco ci ha messo del suo, evidentemente non era un'azione che poteva, che era di suo. E nessuno ha avuto la volontà politica di assecondare la scelta del partito, tutta una serie di iniziative che